Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno del sito Harvard Business Review intitolato When Your New Boss Won't Stop Making Hasty Decisions di Rebecca Knight. È praticamente il caso, diciamo, di una persona che cambia lavoro, va in una nuova azienda, ha un nuovo capo, un nuovo boss, e diciamo le decisioni che vengono prese da questo nuovo capo sono abbastanza disorientanti, nel senso che sembra che questo capo, diciamo, decide, questo manager decide in un modo molto veloce, senza considerare tutte quelle che sono le conseguenze, e avendo anche, diciamo, generando tutta una serie di incertezze nell'ambiente di lavoro. Allora l'autrice si domanda che cosa fare quando ci si trova in questa situazione, perché evidentemente se improvvisamente cambiano i progetti, si passa da un progetto ad un altro senza spiegazioni, ci sono un insieme di riunioni che vengono progettate all'improvviso, c'è l'arrivo di nuovi dipendenti, e tutto questo può senza motivazioni creare molta frustrazione nei lavoratori. E allora che si fa? Qui chiaramente, diciamo, c'è l'intervento di esperti di risorse umane, di esperti di gestione del capitale umano, e ovviamente si fa riferimento al lavoro di professionisti del settore, come per esempio gli psicologi delle organizzazioni, e si fa riferimento ad Andre Martin, che ha scritto questo libro Wrong Fit, Right Fit, Why How We Work Matters More Than Ever. Quindi la soluzione è quale? Se uno si trova in questa situazione, deve fare più domande, deve cercare di dare più informazioni, deve interagire di più, insomma, cercando di praticare l'empatia, cercando, diciamo, di fare conversazione con questi manager, cercando di far capire che si è nella disposizione, diciamo, in qualche modo si è lì per dare una mano, per collaborare, eccetera, eccetera. E ovviamente fare anche delle domande aperte, come per esempio quelle scelte che vengono proposte possono essere buone per l'azienda, come possono migliorare il business e così via. Ovviamente il tutto, diciamo, da fare collettivamente, però alla fine, dice l'autrice, se proprio tutto questo non genera alcun tipo di risultato positivo, allora sarebbe meglio concentrarsi un po' su quello che si può controllare, quindi concentrarsi sul proprio lavoro giorno per giorno, sulla propria professionalità, sul proprio gruppo di lavoro, cercare di essere un leader migliore per le persone che vengono assegnate e così via. E in questo modo è molto molto rilevante, diciamo, avere delle relazioni con i colleghi che possono essere molto strette e molto stringenti. Inoltre è molto importante anche, diciamo, cercare di comprendere la situazione e guardare anche al medio e lungo periodo, cercando quello che è l'interesse dell'azienda. Questo è quello che dice l'autrice. E poi, diciamo, ci bisogna comunque cercare di ridurre le perdite, nel senso che se questa situazione risulta essere eccessivamente difficile da sostenere nel medio e lungo periodo, sarebbe forse meglio addirittura cambiare lavoro, dice l'autrice. Quindi quello che bisogna fare è mostrare compassione nei confronti di queste scelte scellerate, potremmo dire, dei manager, mostrare le proprie buone intenzioni, fare delle domande, cercare di interagire e cercare di comprendere le motivazioni dei capi, dei manager, perché effettivamente anche i manager sono sottoposti, diciamo, a delle pressioni, magari sono inadeguati, non sanno come fare, hanno loro stessi delle difficoltà di carattere professionale che evidentemente fanno pagare a tutta l'organizzazione. Quello che non bisogna fare, diciamo, è mostrare segni di insofferenza, di insoddisfazione, fare gossip del capo con i colleghi, discutere delle soluzioni o, diciamo, evitare di confrontarsi con altri, insomma. Cosa possiamo dire di questo articolo? Io dico che non sono assolutamente d'accordo, diciamo, con questa impostazione. Perché non sono d'accordo? Perché questo modo di intendere il lavoro è tipico di persone che hanno una bassa professionalizzazione. In che senso? Mi spiego meglio. Se una persona ha un profilo altamente tecnico professionale, generalmente non si trova nella situazione
che ci sia un capo che gli dice che cosa deve fare in questo modo, cioè che ti fissa 10 riunioni, che ti fa saltare il progetto o che ti mette persone vicino senza che tu ne sappia niente. Perché generalmente all'interno delle aziende, in generale così nel lavoro, più aumenta il contenuto tecnico professionale, più aumenta l'area di autonomia, più aumenta l'area di indipendenza, ovviamente ci sono anche più responsabilità e ci si aspetta la produzione di risultati che siano sempre più stringenti. Quindi la soluzione che propone qui l'autrice è tutta una soluzione sociale, relazionale, come comportarsi, come fare, come reagire, è veramente una dimensione, diciamo, di un botta e risposta, come se si volesse dominare il dialogo interno, come se si volesse dominare la comunicazione. Ora dobbiamo stare attenti, perché negli ambienti di lavoro sì, è sicuramente importante avere un buon profilo comunicazionale, però stiamo attenti perché le aziende non sono partiti politici, non sono associazioni di beneficenza, non sono club dove si va a relazionarsi con le persone, le aziende sono luoghi di produzione. Quindi alla fine di tutto, l'unico elemento per essere veramente vincenti all'interno di un contesto aziendale, per quanto possa essere avverso o contrario, è proprio la produttività. Mostrare il proprio lavoro, mostrare la propria capacità produttiva, far vedere la propria partecipazione al processo produttivo, e dico produttivo e non comunicazionale. In fondo, diciamo, certo, può essere una cosa buona se le persone vanno tutte quante d'accordo all'interno di un'azienda, e chi non vorrebbe vivere un mondo di relazioni che funzionano perfettamente, però purtroppo non è così. E non è così quasi mai, non è così da nessuna parte, né nel pubblico né nel privato. Quindi alla fine bisogna comprendere che il lavoro che si sta facendo in un certo momento della propria carriera è, diciamo, funzionale a un percorso appunto di carriera, e l'unico modo per svolgere questa attività è puntare sulla professionalità. Quindi io non direi a queste persone: puntate sulle relazioni, parlate con i colleghi, cercate di essere dei buoni leader. Anche il fatto di andare al manager e dire: io sono a disposizione, se vuoi puoi parlare con me, se vuoi, ma è normale, se tu sei un dipendente di un'azienda, di una struttura organizzativa, è normale che tu sei che la tua professionalità è nella disponibilità dell'organizzazione, è ovvio questo, non c'è bisogno di rimarcarlo, e questi manager lo sanno benissimo. Invece quello che bisogna far capire ai manager è: guarda che io ho queste competenze, ho queste professionalità, ho questa capacità tecnica, so fare queste cose, e probabilmente queste cose che so fare ti aiutano a raggiungere l'obiettivo per il quale tu sarai valutato. E quindi si stringe la relazione tra il manager e i dipendenti, perché i dipendenti fanno capire al manager che, a prescindere dal fatto che ci stiamo più o meno simpatici, cioè se stiamo, ci teniamo simpatici anche meglio, però a prescindere da questo, quello che io so fare e quello che tu devi produrre sono due cose che vanno insieme. È lì che si crea quel patto, diciamo, tra il management e i dipendenti, che fa andare avanti le cose a prescindere dalla dimensione comunicazionale. Perché dico a prescindere dalla dimensione comunicazionale? Perché la dimensione comunicazionale, l'ossessione per il controllo delle comunicazioni, per il controllo del dialogo, per il gossip, sono tutte cose che fanno perdere tempo, energie, risorse, non consentono alle persone di ragionare, e non è qualcosa di utile all'azienda. Ma insomma, a noi che ce ne frega se diciamo Tizio e Caio sono fatti in un certo modo, se Sempronio e Memphio si vestono in un certo modo, ma chi se ne frega? Cioè, all'interno di un'azienda, di un ambiente di lavoro, bisogna guardare la produttività, questa parola che ormai fa sempre più paura, non la si vuole dire più, come se noi con le relazioni potessimo risolvere i problemi dell'azienda. No, i problemi delle aziende si risolvono lavorando, producendo, mettendo in campo delle capacità tecniche e professionali, e andando a coprire quei ruoli che mancano con persone capaci. Poi, se sono simpatiche, tanto meglio, però la cosa principale deve essere la professionalità e la produttività.